Happy people! Happy people! My friends! I magical! Ciao, come state ragazzi? Happy Easter a tutti! Eh? In every part of the world! Ok? Ragazzi, auguri, buona Pasqua a tutti! Sono sempre io, quel rompiscatole di Cristiano. Eh? Io vi voglio fare un regaletto di Pasqua, ma una cosa semplicissima, no semplicissima, semplicissima sembra semplice, ma semplice non è. Cuciniamo il simbolo della Pasqua. Qual è il simbolo della Pasqua? Eccolo qua. L'uovo. Facciamo un uovo al tegamino. Sì, lo so Massimo, che te se fa, sei bravissimo. Sì, siete tutti bravi, lo so. La Elena ora li fa pantelleria. Siete tutti bravi, bravissimi, lo so, ma io sono convinto che nessuno sa veramente fare un uovo al tegamino come va fatto. Più che altro ci sono dei trucchetti. Allora, trucchetto. Allora, intanto l'uovo, so io sono toscano, sono mezzo agli olivi, qui a casa mia. Sì, a casa mia Massimo, sì sì, è a casa mia, hai capito? Cristian, guarda, guarda lì. Va bene, qui ci vuole, c'è poco da dire, con l'uovo ci vuole il burro, vuole il burro, io ve l'ho fatto così all'aperto sulla brace perché fa più figo, più bello, no? Allora ungete bene la padella meglio di ferro come la mia, Poi tanto le uova si possono mangiare anche nella padella, quindi non vi state a fare tanti problemi, il problema non è porzionare l'uovo o mi si rompe o non mi si rompe. Ci sono delle regole da rispettare. Allora, intanto, si rompe l'uovo e si separa il bianco, quindi l'albume, dal tuorlo. Ecco qua. Va bene? Si tiene il tuorlo da parte. Allora, il burro è a temperatura ideale. Non lo fate diventare nocciola, perché ho separato il bianco dal rosso? Per un motivo molto semplice, perché vanno cotti separatamente. Si sala assolutamente solo il bianco, gli si dà proprio una botta, senza montarlo, una botta così, e poi si versa nella padella. Ecco qua. Lo fate cuocere con dolcezza, dolcezza. Deve cuocere bene il bianco e si sala solo il bianco perché il rosso deve rimanere puro e dolce. Uno, anche per una ragione estetica, il rosso se lo condite con il sale diventa tutto puntellato e anche brutto. Poi il rosso deve assolutamente rimanere della sua dolcezza naturale, non va toccato. Guardate un po', non sto facendo nessun tipo di gesto perché l'uovo ha bisogno di rispetto. Guardate un po', padella di ferro, si muove perfettamente, non sta attaccando, la temperatura deve essere dolce, il grasso ci deve essere nella padella perché guardate bene. Ragazzi, guardate bene, perché poi dopo vi interrogo su questa cosa qui. Capito, Cristian? È inutile che tu sorrida, guarda, non sa più quello che inventaccio, ha fatto un uovo. Sta cuocendo perfettamente, guardate. Guardate lì, che bellezza. Ora gli diamo qualche secondo e quando è cotto vi faccio vedere come si finisce un grande uovo al tegamino. Happy people! Happy people! Ci siamo! Guardate un po'! Il bianco è perfetto! Fiatone! Ho giocato col cane! Ecco! Il bianco è perfetto! Ora appoggiate il rosso sul bianco con delicatezza e gli fate prendere un pochino di calore. Un po' come quando siete vicini a una persona che amate. Il calore va condiviso con calma, con ponderatezza e poi bisogna scatenarsi e mangiarsi a vicenda.
come con quest'uovo che trema perché sente il calore, si sta emozionando perché sa che ci siete voi. Allora, si deve proprio stiepidire e ci siamo. A questo punto, ragazzi, vi dico quello che ci potete mettere. Pepe per condire, sempre sul bianco, non sul rosso. Poi ci potete mettere gli asparagi, i bruscandoli, cioè il luppolo. Ci potete mettere 2 o 3 erbette selvatiche, della pasta d'acciughe, delle acciughe, della bottarga, magari fresca, pescata dal mitico Massimo Di Puccio. Oppure fate come me, andate nell'oliveto, prendete un po' di erbucce, così. Magari qualcun altro, qualcun'altra lo può fare su una bella isola. E questi sono i bruscandoletti. E ditemi se questa non è la maniera giusta di festeggiare la Pasqua. 2 fiorellini di borracine. E ci avete un piatto da re. Guardate un po' le vostre padelle tecnologiche. È perfetto, si muove, è cotto alla perfezione. Ragazzi, auguri, buona Pasqua. Oh! E la prossima, guardiamo un po', ora si pubblica un bel libro, Happy Magical Kitchen. Ciao!